Ciao a tutti, oggi siamo in tre, parliamo di un evento molto recente che insomma, le elezioni in Inghilterra, nel Regno Unito in realtà, e di quello che potrebbe avvenire, ossia la Brexit, perché ormai è temutissima e con me ho due persone, due cari amici che conosco, che sono Gian Maria Di Naro, che sarà il primo a parlare, e successivamente Alessio Mitra. Entrambi che vivono più o meno da quelle parti hanno vissuto meglio di me sicuramente queste elezioni, sanno un po' di più com'è il contesto da quelle parti e vorrei iniziare di fatti con la questione del vincitore. Il vincitore sappiamo che è stato Boris Johnson dei Conservatori. Gian Maria, perché ha vinto Johnson? Cioè, mi comincio a presentare. Ciao a tutti, sono Gian Maria Di Naro, tendenziale sostenitore della Brexit per vari motivi che poi nel podcast insomma verranno eviscerati. Ritengo che la vittoria di Johnson sia avvenuta per vari motivi. Ovviamente il primo fondamentale è che l'alternativa era troppo estremista. Tra l'altro anche qua in Irlanda, io vivo a Dublino. E immagino anche nel Regno Unito la voce in generale era che appunto Corbyn era troppo di sinistra economicamente. Sui diritti sociali nessuno era veramente particolarmente interessato, anche perché il tema di queste elezioni era la Brexit, quindi anche l'ambiguità di Corbyn, l'estremismo di sinistra, l'antisemitismo, anche le accuse di antisemitismo e il sostegno ai palestinesi, che quindi poi era abbastanza connesso all'odio per Israele o comunque al sostenuto odio per Israele, hanno portato poi a quella che è stata la vittoria di Johnson. Quindi più che la vittoria di Johnson, la definirei la sconfitta di Corbyn, perché da un lato quello, da un lato l'intransigenza per esempio dei Lib Dem nel voler fermare la Brexit a tutti i costi, anche insomma, in contrasto a quello che era il voto popolare, per cui anche alcuni Remainers erano un po' scettici, insomma, una totale chiusura nei confronti del dialogo, ha portato quella che è stata una vittoria dei conservatori schiacciante, a una maggioranza praticamente assoluta. Beh, io avevo visto un pochettino sui risultati, l'analisi delle precedenti elezioni confrontate con queste, e alla fine i conservatori hanno guadagnato qualcosa come 300.000 voti, quindi effettivamente non si può parlare di una vera e propria vittoria, sono rimasti più o meno stabili. Cioè, e qui allora ti vorrei chiedere, i conservatori continuano a votare conservatore, bene o male, che cosa proponevano? Cioè, qual era l'idea di questi conservatori che è rimasta nel tempo? Oltre alla Brexit, cioè è solo la Brexit il motivo per cui i conservatori hanno votato il Partito Conservatore? No, questi 300, questi pochi voti in più però sono avvenuti però in seggi strategici, nel senso che il sistema elettorale inglese non è un puro proporzionale. Infatti il 43% dei britannici, sì, più l'Irlanda del Nord, ha votato per i conservatori. Però alcuni seggi strategici delusi da Corbyn hanno votato conservatore, per cui è stata più una vittoria strategica, però essendo una questione di collegi, insomma, in quei cosiddetti swing districts all'americana ha vinto incredibilmente. Il programma dei conservatori è sempre abbastanza lo stesso. Forse Johnson è riuscito a vincere con un po' più di, ahimè, con un po' più di proposte più economicamente a sinistra, una particolare enfasi sul sistema sanitario nazionale inglese, che è una sanità molto simile a quella italiana, sanità pubblica nazionalizzata, e per cui su quello alcuni diciamo Brexiteers, però più di sinistra, sono stati più allettati a votare Johnson, per cui quello ha sicuramente vinto. E dice abbastanza lunga sul fatto che sia più facile per le destre andare a sinistra economicamente che per le sinistre andare a destra socialmente, anche se questo poi è avvenuto per esempio in Danimarca, ma questo è un altro discorso. Però tendenzialmente è più semplice per le destre rinunciare un po' di liberismo, ahimè, però questa è la verità. Ecco, e a proposito, così ti faccio un'altra domanda su questo Johnson, prima di passare un po' a osservare la controparte, a studiare la controparte.
Allora, avevo visto una citazione di Johnson di una sua intervista in cui diceva, tratta del 2011, diceva: io sono un fervente sostenitore del libero mercato, sono pro matrimoni gay, sono insomma pro unioni civili, sono a favore della legalizzazione di bla bla bla, varie cose, insomma parlava comunque alla fine come un buon libertario, come un buon liberale, e invece queste cose mi sembra di capire siano cambiate, cioè quanto Johnson è ancora liberale, quanto invece non lo è più, quanto ha lasciato la posizione che magari potrebbe riprendere, insomma cos'è successo a questo Johnson? Chi è adesso? È un liberale? Ma Johnson, prima di tutto, comparare Johnson a Trump, per esempio, è abbastanza assurdo, visto che la cultura di Johnson e anche le sue capacità come sindaco di Londra sono state ampiamente documentate, e un uomo politico, diciamo, un uomo politico di un certo spessore. Secondo me quello che è cambiato è stato semplicemente quella chicca del sistema sanitario nazionale, piuttosto che qualche piccolo messaggio alla Trump sulla Rust Belt, insomma su quelle aree agricole del Regno Unito, però di fatto tende a essere comunque un pro libero mercato. Poi il sistema, in generale la sanità in tutti i paesi è un tema tabù, e c'è un'enorme componente anche ideologica dietro, e quindi tende a essere impossibile parlare di sanità privata. Ne parliamo in Italia ogni tanto, e arrivano orde di vomito anti sanità privatizzata, anti liberalizzazione della professione, per cui è abbastanza semplice per dei conservatori che sono sempre stati un po' lì andare un po' più verso quello che è un tema sentito in vari paesi, per cui in realtà quei pochi messaggi un po' più di sinistra, nemmeno troppo impegnativi, l'hanno reso un facile vincitore. Però è sempre un po' libero mercato alla fine, non basta dire potenziamo il sistema sanitario nazionale per diventare un socialista, ecco. Poi gli anarcocapitalisti mi uccideranno, però non è proprio così semplice andare a mettere un messaggio del genere e diventare automaticamente di sinistra. Vabbè, allora direi su Johnson, sul conservatore abbiamo fatto una buona introduzione. Passiamo a Corbyn e a Alessio Mitra, che finora è stato lì ad ascoltare. Allora, Alessio, perché Corbyn ha perso? Chi è Corbyn? Questa è la mia prima domanda per te. Ma diciamo che adesso, vista i risultati che sono abbastanza palesi all'interno del Partito Laburista, via battaglia. Via battaglia perché Corbyn ha pensato che, rendendo il partito un po' quello come era una volta, un po' come voleva, diciamo, la mamma, la nonna, avrebbe potuto contrastare i conservatori. Questo ovviamente non è avvenuto. Non è avvenuto perché ha spaventato proprio il voto moderato, che poteva essere rilevante in quei distretti dove si poteva prendere il seggio oppure no. E questo è evidente anche dalle prime reazioni che stiamo osservando da esponenti di spicco all'interno del movimento laburista. Adesso il problema è che il partito è molto diviso. È diviso da appunto il movimento Momentum e appunto anche tutti i corbinisti, diciamo che controllano il partito a grande maggioranza, e poi invece tutta quella fascia, tibleriani, la sinistra un pochettino più liberale, che è stata isolata appunto da questo spostamento a sinistra. Faccio un po' di esempi: c'è Phil Wilson, che appunto è un MP laburista, che durante la notte delle uscite dei risultati è stato molto molto duro. Le frasi che escono sembrano quasi neanche dette da un candidato e da un parlamentare laburista. Dice: la leadership dei Labour cerca di dare la colpa a Brexit per i risultati, e questo è completo nonsense. Dice: la leadership di Jeremy Corbyn era il più grande problema delle elezioni, dire altrimenti sarebbe follia. Continua: la scelta di Corbyn per portarci avanti in queste elezioni era una scommessa persa in partenza, la leadership deve prendere responsabilità. Ora, questo era il candidato che ha perso in queste elezioni nello stesso seggio di Tony Blair. Seggio quindi vinto dai laburisti da molto molto tempo, e che appunto sta manifestando l'incapacità di convincere gli stessi elettori Labour a votare Corbyn.
perché è mancata la fiducia, è mancata la fiducia nel programma, nell'economia, e questa è una cosa che viene ripetuta da molti altri MPs importanti, former segretari di Stato, responsabili delle infrastrutture, gente Labour da molto tempo. Abbiamo qui Andrew Hedonis che afferma come in Gran Bretagna sia stato appena avuto un altro referendum, e questo referendum non era su Brexit ma era su Corbyn. E dice ancora che gli inglesi hanno temuto di più primo ministro Corbyn di Brexit, e questa è la ragione per la quale tutti i moderati nel momento di scegliere hanno dovuto scegliere appunto di non avere Corbyn. Aspetta, ti voglio fermare un secondo allora, perdonami, questo Corbyn sembra alla fine non piacere neanche a questi Labour che sono assennati, come ci è finito lì a capo di questo partito? Vero, allora ti rispondo con una quote dall'Economist che dice che i corbinisti sono stati successful nel prendere il controllo del partito tanto quando sono stati incapaci di convincere la nazione. Inoltre tieni anche conto che il partito è stato riorganizzato dai corbinisti profondamente alle radici della struttura. C'è la National Executive Committee, che è l'organo interno del partito che decide le regole con le quali si può scegliere il capo del partito, che adesso è stata sostituita con tutte persone delle menti, diciamo, corbiniste. Quindi sarà comunque anche difficile, nonostante il risultato molto negativo dei Labour, spostare l'agone della bilancia verso posizioni un pochettino più moderate, perché non ci sarà Corbyn, ma ci sarà comunque qualcun altro selezionato un pochettino dall'Assemblea Nazionale del partito, che condivide questa idea di sinistra molto più radicale. Quindi non scommetterei sul fatto di uno spostamento del partito verso posizioni più bleriane molto presto, perché il partito non ha ancora intenzione di farlo, e possiamo vedere dalle prime reazioni al risultato elettorale sia di Corbyn che del Shadow Chancellor di Corbyn che di Momentum, e come la responsabilità del risultato viene data semplicemente a Brexit. Cioè si cerca di far passare il messaggio che i Labour hanno perso, ma perché era un voto su Brexit, nonostante il fatto che durante tutta la campagna elettorale il messaggio di Corbyn è stato proprio: questa non è una campagna elettorale per Brexit, ma è sulle nostre politiche. Ora, su quello bisogna dare comunque un segno di riconoscimento a Corbyn, perché le politiche più di orientamento statalista e interventista hanno anche infettato, come giustamente Gianmaria faceva notare prima, i Conservative, che comunque, se andiamo a quantificare la quantità di spesa a debito, di spesa in generale, che promettevano i vari partiti, spesa certificata da quanto detto dagli stessi partiti, i Labour ovviamente erano il primo partito, i Conservative erano il secondo, il terzo erano Lib Dem, che per quanto abbiano comunque promesso spesa, perché siamo alle elezioni, i politici sono politici, bisogna vincerle, e per vincere in modo più semplice giustamente è promettere cose, comunque i Conservative erano il secondo partito per spesa pubblica, quindi diciamo non qualcosa che uno ci si aspetterebbe dagli eredi della Thatcher. Continuo facendo notare che l'IFS, che è l'Istituto Fiscal Studies, uno degli istituti di ricerca economica e pubblica e finanza pubblica più importanti d'Inghilterra, locato a Londra, ha fatto un'analisi dei costi e dei programmi e dei manifesti elettorali, facendo notare come sia il programma dei Conservative che il programma dei Labour in realtà stavano, diciamo, essendo un po' troppo ottimisti nella previsione dei costi. E l'Economics Editor concludeva dicendo che i liberal democratici erano quelli che posizionavano loro stessi come i più fiscalmente virtuosi, in quanto avevano messo all'interno del programma delle regole più dure nella spesa a debito o a prestito. Questo per far capire che comunque sì, è vero, diciamo che gli inglesi hanno votato contro Corbyn e a favore di Brexit sicuramente, i due elementi hanno giocato insieme, cioè la paura di eleggere un programma troppo insomma di sinistra, anche la volontà di finire con questa storia di Brexit. Comunque il discorso di let's get Brexit done era una frase che ha incominciato ad essere molto forte, perché in Inghilterra ormai da anni che si parla sempre di Brexit e gli inglesi giustamente non ne possono anche più. Dicono, a sto punto l'importante è che finiamo, andiamo oltre e parliamo di qualcos'altro, e questo è comprensibile. Io conosco molti inglesi di orientamento, per esempio liberal democratico, che avrebbero voluto votare Lib Dem, ma visto l'importanza di questa elezione e visto il sistema elettorale non proporzionale inglese, hanno dovuto scegliere di votare o Labour o Conservative.
quelli che temevano di più Corbyn hanno votato Conservative, quelli che temevano più Brexit hanno votato Labour. E a questo punto arriva il fatidico approfondimento sui Lib Dem. Allora, voglio fare una piccola introduzione a chi ci ascolta, guarda, perché insomma si può anche solo ascoltare questa nostra puntata. Già nei alcune decine di anni fa Friedrich von Hayek criticava il partito Lib Dem per essersi appiattito eccessivamente su posizioni socialdemocratiche, il che era in realtà abbastanza vero, era ben motivato. Poi personalmente, questa è una mia visione personale, con Nick Clegg il partito si era ripreso abbastanza, nel senso era tornato alla fine ben accettabile. Ora, negli ultimi anni io non l'ho seguito. Parlami un po' di questi Lib Dem, come sono andate a queste elezioni, quali sono le loro idee, sono davvero un partito liberale? Domanda difficile. Come sono andati? Dipende da come la vedi. Diciamo che sono andati male. Male perché le aspettative erano molto alte, male perché alle europee avevano comunque preso una quantità molto alta dei voti, riprendendosi dalle batoste del passato e facendosi anche perdonare quella alleanza con i conservative durante la quale avevano promesso di abbassare le tasse universitarie, cosa poi non fatta, e quindi perdendo il voto degli studenti e dei giovani, che tendenzialmente è un po' il nocciolo duro dei liberal democratici. E poi c'è niente da nascondersi, la leader non ha vinto, non è riuscita ad ottenere il posto al suo seggio, e quando il tuo leader del tuo partito non riesce ad entrare in Parlamento è sicuramente un problema. Rispetto alle scorse elezioni nazionali hanno comunque aumentato il numero sia percentuale che in assoluto di voti. Alle scorse nazionali i Lib Dem hanno preso 2 milioni e 300 mila voti, circa, che un 7,4%. A queste, nonostante comunque la sconfitta rispetto alle aspettative, hanno fatto 3 milioni e 600 mila voti, quindi dal 7% all'11,6%. In Italia un partito liberale che raggiunge l'11% sarebbe, insomma, un miracolo sotto gli occhi di tutti. In Inghilterra è un fallimento, ma giustamente, visto le percentuali che ci avevano abituato nei pulse degli ultimi mesi, quasi vicini al 19, quasi vicini al 20, è sicuramente una sconfitta. Il numero di seggi che hanno ottenuto è irrisorio, probabilmente non riusciranno a fare praticamente nulla di quello che avevano promesso. Questo è ovviamente figlio del fatto che partiti minori all'interno di un sistema maggioritario, first past the post, come in Inghilterra, sono fortemente penalizzati dal voto strategico. Di nuovo, se tu sai che in una constituency, una città come Canterbury, dove io appunto vivo, c'è il ballo, la competizione è semplicemente tra i due maggiori partiti, quindi Labour e Conservative, tu sai che il tuo voto può avere un impatto marginale molto, molto grande, perché puoi far vincere il seggio o ai Labour o ai Conservative, quindi c'è il rischio che non voti il partito che preferisci, Lib Dem, o un altro partito maggioritario. In zone dove vincono sempre i Conservative da decenni o sempre Labour da decenni, il tuo voto sai in anticipo che la probabilità che abbia un impatto poi nei seggi in Parlamento è molto molto bassa. Ed è per questo che tra l'altro i Lib Dem sono forti sostenitori di un sistema più proporzionale, che giustamente li aiuterebbe a risalire. Io non sono un fan del proporzionale, però è evidente che sotto un sistema di questo genere i partiti minori possono prendere più voti e le persone votano non chi considerano il meno peggio, ma il partito che realmente, anche se minoritario, possono preferire. Per la domanda, sono i Lib Dem liberali? Dipende cosa intendiamo di liberalismo. Metti tre liberali in una stanza, trovi quattro idee differenti di liberalismo. Diciamo che se metti un conservatore, un Labour e un Lib Dem in una stanza, probabilmente quello più vicino al liberalismo, dal mio punto di vista, è il Lib Dem. È ovviamente un liberalismo progressista, fino al punto in cui noi possiamo definire il liberalismo non progressista di suo, ma di certo nelle proposte economiche è quello che è stato più vicino al liberalismo e più lontano dall'intervento statale. Come dicevo prima, i conservative, giustamente da un punto di vista di calcolo elettorale, hanno dovuto, nel desiderio di vincere, cercato di spostare un pochettino le proposte, le promesse elettorali per appunto l'NHS, tutti questi grandi problemi, e quindi si sono spostati un po' sull'interventismo di destra, che insomma giustificato. Anche qui è sempre difficile proporre elettoralmente, in vista di una campagna elettorale, meno spesa e più rigore, meno spesa e più austerity, perché gli elettori tendenzialmente questi discorsi non piacciono.
Io a questo punto voglio fare la domanda a Gianmaria, perché voglio sentire di fatti l'idea anche sua. Secondo te i Lib Dem quanto sono liberali? Perché so che voi due avete idee diverse a riguardo sia del liberalismo sia della Brexit, e quindi penso sia dei Lib Dem. Ma sicuramente il punto che mi rende un po' più scettico sui liberal democratici è che nascono da una fusione tra liberali classici e liberali sociali, il che sono due filosofie estremamente diverse, se almeno agli occhi di un non liberale sembra la stessa cosa, no? Turbocapitalismo selvaggio, neoliberalismo apolide, bla bla bla. In realtà, da un punto di vista sia filosofico, sia anche poi proprio in termini di politiche, il fatto che due correnti comunque così distanti alla radice si siano fuse ha portato un po' a una specie di imbastardimento del partito. Quello che mi ha reso abbastanza ancora più scettico dei Lib Dem è stato, dopo un voto comunque a favore della Brexit, questa totale intransigenza nel volerla attuare, o comunque voler riproporre un secondo referendum comunque a una breve distanza, il che non so quanto possa misurare il consenso, un cambiamento di consenso. Questo mi ha reso un po' scettico. Poi, al di là dell'europeismo, che sono insomma la vecchia questione Europa sì, Europa no, Europa forse, e tutti i liberali, il vero problema, secondo me, dei liberal democratici è proprio questo passaggio verso più un'intransigenza anche proprio di democrazia. Sulle proposte economiche, effettivamente, rispetto ai vecchi conservatori, si sono spostati più a destra, perché appunto Johnson è andato molto più a sinistra proponendo questo servizio sanitario nazionale, che alla fine poi è proprio un tabù in praticamente tutta l'Europa. Però storicamente, almeno quando la Thatcher era al potere, quando c'era lei, i Lib Dem erano più a sinistra economicamente e più a sinistra socialmente, più sulla libertà individuale o comunque sui diritti sociali, più progressisti. È sempre difficile inquadrare comunque un partito che nasce dalla fusione di correnti diverse, sono dei centristi fondamentalmente, in alcune fasi sono stati un po' più centrodestra con Clegg, nelle fasi della Thatcher erano più centrosinistra, oggi sono principalmente pro-Europa, anti-Brexit, e penso che in questo tipo di elezioni il liberale avrebbe potuto votare se favorevole alla Brexit per i conservatori, se sfavorevole alla Brexit per i Lib Dem. Ovviamente qualcuno che penso che un liberale dica devo votare laburisti, non so neanche se si possa commentare, perché a quel punto lì si parla di un bolscevico vero e proprio, a quel punto non credo che quella terza opzione sia propriamente liberale, non credo neanche valga la pena. Tieni anche conto che da un punto di vista elettorale, insomma, gli elettori Lib Dem come gli elettori conservatori o laburisti non è che sono tutti che partecipano alla politica giornalmente, quindi comunque insomma, magari per un liberale vero e proprio, che insomma crede l'ideologia bla bla, può essere più difficile. Per un elettore che insomma la sua prima preoccupazione è andare al lavoro il giorno domani, il giorno dopo, perché c'è il capo che gli sta rompendo le balle per l'ultimo lavoro che ha la deadline il giorno dopo, insomma, diciamo che cambiare partito rispetto a quello che ho fatto la volta scorsa, secondo me, non è così difficile. Il voto è più fluido, le ideologie, insomma, stanno scemando, quindi... Ma infatti penso Corbyn abbia perso proprio perché tra chi era più orientato verso un orizzonte a breve medio termine, un estremista di sinistra non era assolutamente accettabile. Settore privato, almeno in Regno Unito e Irlanda, è molto più ampio che in Italia, dove quindi c'è una minor presenza di dipendenti pubblici che sono più storicamente legati agli ambienti di sinistra in ogni singolo paese. A quel punto è facile dimenticare, insomma, non votare un estremista di sinistra. Infatti lì addirittura Johnson è parso più moderato, che poi alla fine lo è, però è parso come la scelta migliore, pur essendo stato dipinto come il Trump britannico,
il razzista, fascista, vabbè, ma quelle sono le solite cose che vengono un po' dagli ambienti di sinistra. Quindi sì, assolutamente, semmai forse l'assenza di una forte connotazione ideologica ha portato a una vittoria più semplice per Johnson, piuttosto che a un'idea più romantica dell'anti-Brexit, un'idea più romantica del Brexit, mentre abbiamo visto Labour e Brexit Party come i primi partiti, non l'abbiamo visto. No, infatti, anche Brexit Party alla fine si è mangiato praticamente, i Conservative si sono mangiato praticamente Brexit Party, ha preso zero seats, Farage è già pronto al prossimo progetto, insomma, si riesce a vedere anche la differenza tra quando si vota per le europee, dove il voto dei elettori va al partito che preferiscono in generale, e poi quando si vota per il Parlamento, insomma, è diverso. Si vota il candidato e si sa che se il candidato non passa, il tuo voto non è servito a niente. Quello, giustamente, cambia nel modo con il quale voti. La ragione per la quale Farage ha sempre avuto difficoltà è perché poi alle elezioni vere, quelle per il Parlamento britannico, si vota Conservative. Ma anche perché Farage, se non sbaglio, ha deciso di non giocare nei seggi dove i conservatori sono andati prefavoriti, e visto che comunque il Brexit Party è sempre stato, o comunque UKIP è sempre stato visto come una versione più a destra in tutti i sensi dei conservatori, ovviamente avrebbe potuto votare solo in seggi dove i conservatori erano la seconda opzione. Nelle elezioni europee abbiamo visto che il Brexit Party aveva fatto cappotto e i conservatori erano crollati, perché c'era più un'idea generale su qual era il sentimento dei pro-Brexit. Nelle elezioni, appunto, a seggi, quindi non proporzionale, dove vince il candidato che prende più voti e basta, allora lì un po' la scelta strategica e un po' anche la mancanza di più profonda idea romantica ha portato a una facile vittoria dei conservatori, che comunque ricordiamo sono di centrodestra, non è che siano i cosiddetti fascisti, nazisti, bla bla bla, cioè sono più moderati di Salvini, cioè non siamo neanche a contestare questo. Ma chi lo dice? In Italia si dice che i conservatori sono dei fascisti? Ma sì, gli ambienti di sinistra sono sempre estremi, no? Per esempio, non so se conoscete la cantante Lily Allen, che si è riscoperta bolscevica e pro-Corbyn. Nel momento in cui i conservatori hanno vinto, si è detto volete votare per uccidere i poveri negli ospedali e per buttare via le persone marroni, cioè vabbè, nel senso lì è... No, non so se hai visto il video durante la campagna elettorale di Corbyn per votare Labour, nel quale si faceva vedere com'era nel passato in Inghilterra, com'era nel presente e com'era nel futuro. E facevano vedere la stessa situazione, non so, una signora che va a fare la spesa, un uomo che va al lavoro, nel passato tutto bellissimo, sai, tipo nelle favole, no? Nel presente un po' peggio, e nel futuro, tipo, sai quel mondo post-apocalittico, tipo Fallout 3, dove c'era un signore che dice... io devo chiedere l'autorizzazione al mio capo per poter mangiare gli altri lavoratori che sono morti a seguito delle frustate. No, vi giuro, andate a vedere il video, è fantastico, non mi sto inventando cose. Quindi secondo me si respira molto questo tipo di aria eccessivamente estremista, soprattutto a causa dell'influenza e del potere che hanno i corbinisti e grazie a Momentum all'interno del partito. Sì, assolutamente. Infatti io ho visto il video dei conservatori di Boris Johnson, che aveva preso da Love Actually, ha rifatto quello sketch, molto molto, ovviamente più moderato, perché quello in cui bussa la porta, sì, esatto, mette i segni, facciamo venire la Brexit se il Parlamento la blocca di nuovo, insomma, molto più leggero, una comunicazione più efficace e un contenuto comunque più moderato. No, ma poi Get Brexit Done alla fine ha senso anche per una persona che votò ai tempi Remain. Probabilmente sì. Perché l'idea di fare un secondo referendum risulta lontana, inattuabile, o comunque il rischio di farcela non c'è, quindi meglio finirla e si va oltre. E questo secondo me è un pensiero che è passato sulla mente anche di molte persone che avrebbero preferito rimanere all'interno dell'Unione Europea. Però di restare altri 5 anni con un Parlamento senza nessuna maggioranza, tra l'altro Parlamento che se in Inghilterra avremmo avuto un sistema proporzionale puro, adesso avremmo un Hung Parliament, invece non c'è, grazie al sistema maggioritario, giustamente molta gente ha detto ma chi me lo fa fare di stare altri 5 anni a discutere di Brexit tutti i giorni,
finiamola, andiamo oltre, si stipula questo accordo con l'Unione Europea e boom. Sì. Allora, adesso vi interrompo per andare dritti al punto che, insomma, stavate quasi per toccare un po' per la tangente. Allora, la Brexit. Iniziamo da Gianmaria. Gianmaria, sei pro o contro? Ma allora, sono pro, ma per motivi... Per due motivi, di materia organizzativa, che è quella proprio di un maggior decentramento, che da un punto di vista appunto anche organizzativo sarebbe interessante vedere le possibili secessioni in tutta Europa, no? Se la Scozia diventa indipendente, l'Irlanda del Nord si riunisce con la Repubblica d'Irlanda, a quel punto la Catalogna inizia a essere più pro-secessione, inizia a esserci una frammentazione dell'Europa che sotto un punto di vista organizzativo aumenta la cosiddetta decentralizzazione, che non può essere che uno, un caposaldo della teoria liberale, due, un caposaldo della teoria organizzativa. In tutte le organizzazioni l'innovazione e il potere decisionale frammentato alimentano appunto l'innovazione, una maggior soddisfazione e una maggiore tendenza a quei cambiamenti incrementali piuttosto che stepwise. Invece di avere un'innovazione di botto, sia un'innovazione lenta che però arriva in termini temporali similmente a soluzioni vantaggiose senza creare enormi interruzioni e portando generalmente un sistema economico gradualmente verso un miglioramento. Per cui, e soprattutto può fermare un accentramento eccessivo dell'Unione Europea, perché a quel punto, da un lato, falsamente fa pensare che tutti possano uscire dall'Unione Europea con gli stessi risultati del Regno Unito. Non è vero, perché un Regno Unito che si toglie dall'Unione Europea è una cosa, perché hanno una salute fiscale migliore, una maggiore propensione al libero mercato, un'economia meno integrata nell'Unione Europea. Basti pensare che nel Regno Unito esiste il Libor, che è il tasso interbancario di Londra, e in generale in Europa si lavora con l'Euribor, ora, che è il tasso interbancario europeo. Ora, sembra poco, ma già il Libor a un anno ha un tasso dell'1,92%. I tassi di Euribor anche a un anno sono negativi, per cui c'è un'enorme differenza già nell'approccio bancario. Quindi c'è una minore integrazione, che significa che probabilmente, pur essendoci strutture nel breve termine, non saranno troppo pronunciate come quelle che dovrebbero esserci con un'Italia che esce dall'Unione Europea. Nel lungo termine dipende poi dalle politiche attuate. C'è un partner commerciale, se Trump dovesse vincere, pronto a fare accordi di libero scambio con un'economia gigantesca. Non dovesse vincere Trump, dovesse esserci un po' la solita autarchia un po' appunto sovranista, beh, possiamo dimenticarci il Regno Unito tranquillamente. Quindi dipende, e nel breve termine appunto piccole, insomma, disruptions delle proprie interruzioni, nel lungo dipende, può andare molto meglio di come adesso, può andare molto peggio di come adesso, però generalmente da un punto di vista organizzativo aumenta il bisogno di decentramento, che per un liberale, per chi lavora in aziende, tutto il tema dell'agility business, tutto il tema dell'aumentare il processo decisionale a livello sempre più frammentato, porta inevitabilmente a benefici, e non vedo perché questo dovrebbe essere diverso invece proponendo un accentramento, un enorme... il cosiddetto super stato europeo, che in realtà però diventerebbe più simile, insomma, una vera e propria Francia, non vado neanche a dire Unione Sovietica perché sembra estremo, ma una vera e propria Francia continentale, che non è un sistema particolarmente efficiente. Per cui sulla questione Francia concordo abbastanza, e ricordiamolo a chi ci ascolta, uno degli stati più centralisti d'Europa ed è anche uno dei meno efficienti. Noi siamo abituati a vedere la Francia come uno stato bello, con delle, diciamo, ottime politiche sociali. Sappiamo che non è così, magari lo approfondiremo un'altra volta. Oggi rimaniamo in tema Brexit, però sarà bellissimo approfondire anche il tema Francia non appena ne avremo l'opportunità. E passiamo ad Alessio. Alessio, pro o contro Brexit?
Ho portato qua una risposta per controbilanciare un pochettino il fallimento dei liberal democratici qua in Inghilterra. Abbiamo la bandiera, guardate che bella. Ma no, sì, ovviamente sono a favore del progetto, dell'idea dell'Unione Europea, sono a favore poi anche ovviamente ristrutturamento, sono un federalista, quindi da questo punto di vista alcuni dei punti che Gianmaria giustamente evidenzia sono corretti e non devono essere sottovalutati. Giustamente non credo che ci siano molti europeisti che sognano, almeno molti europeisti liberali, che sognano che l'Europa si trasformi in un'Unione Sovietica numero due. Insomma, spero che quel disegno resti nei meme e non diventi nella realtà, perché quello sarebbe un grosso problema. E vi è da dire che comunque, almeno per quanto riguarda i paesi con tendenze molto stataliste come l'Italia, l'Unione Europea di certo ha un po' frenato le nostre voglie di mangiare il panettone più grande di quello che ci possiamo permettere. Per l'Inghilterra, molto banalmente, ritengo che l'Inghilterra giustamente ha un'economia più solida e quindi può permettersi di fare una Brexit senza le conseguenze negative che invece sarebbero per altri paesi come la Grecia o come l'Italia. Ovviamente la gran parte delle previsioni economiche che sono state fatte a riguardo affermano una, almeno nel breve periodo, una riduzione della potenzialità economica e un effetto negativo soprattutto per le classi più basse, nel senso la Brexit non andrà a mandare in mezzo a una strada di certo imprenditori e i manager della City, ma potrebbe generare una riduzione del potere d'acquisto delle persone più povere che giustamente verranno negativamente riceveranno gli impatti negativi della Brexit in modo più significativo. Ora, ho per esempio un collega adesso qui in università che sta facendo una ricerca molto interessante sugli infatti soltanto del referendum, sta utilizzando un metodo, synthetic control method, e quello che sta osservando lui, ma altri ricercatori prima di lui ovviamente, è che l'impatto sul GDP per capita è ovviamente negativo. Ora, nel lungo periodo cosa succede? Dipende, non lo so. Se la Brexit riesce comunque, l'Inghilterra riesce comunque a restare all'interno di un sistema di libero mercato con l'Europa, tenersi in buoni rapporti, fare un accordo con Bruxelles positivo, molto banalmente si assesterà su un livello di crescita uguale o poco inferiore. Se invece decide di andarsene per i fatti suoi, pensando di poter competere con il mondo globalizzato, gli Stati Uniti, la Cina e tutta l'Europa poi di sé, perché l'economia europea comunque in aggregato è molto grossa, di certo andrà in una direzione non positiva per gli inglesi, ma non credo che gli inglesi abbiano interesse nel proseguire questa direzione. Insomma, la ragione principale di Brexit è stata il fatto che volevano take back control, no? Volevano semplicemente fare sentirsi più liberi, è quello che faranno, ma se lo possono permettere. Vi è anche da dire che Brexit da questo punto di vista è stato un grande spot a favore dell'Unione Europea in molti altri paesi, perché nessuno si sarebbe, il giorno dopo al voto del referendum, tutta Europa, insomma i partiti populisti che affermavano ah, avete visto, l'Inghilterra ha fatto Brexit, domani se ne vanno, è una cosa che possiamo fare tutti. Però in realtà poi la Gran Bretagna si è fatto grandi brutte figure nei confronti di Bruxelles, ci ha messo tutti questi anni per uscire a raggiungere un quasi accordo per uscire, cosa che in altri paesi molto meno stabili o con una storia politica ed economica molto meno robusta dell'Inghilterra invece farebbero ancora peggio. Quindi sì, non concordo con Gianmaria giustamente sul benefici e non di Brexit. Ritengo che Brexit ovviamente non abbia dei benefici per l'economia e per i britannici in primis, ma Brexit è una scelta politica. Se voi andate a vedervi le interviews fatte a esponenti, sostenitori di Brexit, esponenti di Farage, MPs eletti al Parlamento Europeo di Farage, alla radio gli si chiedeva molte volte, BBC ma anche altri, studi di Pinco, Paolo e Sempronio stanno affermando che l'impatto di Brexit sarà negativo per l'economia, eccetera, eccetera. La loro risposta non era no, non è vero, pensiamo che GDP improvvisamente diventerà migliore a causa di Brexit. Era non ce ne frega. Noi vogliamo prendere in mano il nostro futuro, non ci interessa se l'economia andrà un po' peggio nel breve o medio periodo, pagheremo, se questo è il prezzo per riprendere in mano il controllo, è il prezzo che noi pagheremo. Ed è la ragione per la quale gli argomenti economici che ricercatori, economisti, tutto il mondo accademico ha portato al governo sotto richiesta del governo, poi alla fine non hanno avuto un riscontro elettorale, perché la gente giustamente non interessava. E
una bella constatazione, avete fatto entrambi delle belle constatazioni, ci sarebbe ancora tanto da dire perché magari adesso anche Gian Maria vorrebbe dire qualcos'altro, però direi che siamo andati anche piuttosto in là con i tempi, quindi magari ci sarà spazio per un altro video, chi lo sa, sull'Unione Europea, sul centralismo della Francia, su magari quando avverrà per davvero la Brexit, se davvero avverrà, chi lo sa, magari non avverrà. E nel frattempo, grazie a chi ci ha ascoltato e grazie a voi, Alessio e Gianmaria, per aver fatto questa chiacchierata molto tranquilla sulla Gran Bretagna, sulle elezioni, sulla Brexit. Grazie a voi. Grazie a voi.